Discromie del viso e trattamenti. Continuiamo il nostro viaggio, che abbiamo già iniziato da un po', verso quelli che sono, diciamo, gli inestetismi, potrebbero essere chiamati, ma non è solo questo, soprattutto del viso. Ne parliamo come sempre con un'esperta che torna a trovarci, ovviamente dermatologa, la dottoressa Laura Vollono. Bentornata. Grazie, un saluto a tutti quelli che ci seguono. Allora, ovviamente per i curiosi a questo punto vi segnaliamo su Medicina Regione Lazio altri interventi che abbiamo registrato con la dottoressa sull'acne, su ovviamente la cura in generale della pelle, che può partire da età anche molto giovane, perché non è solo da curare ma è da prendersene cura. E siamo sempre in quest'ambito per quello che riguarda appunto le discromie del viso, ma prima di tutto chiariremo cosa sono le discromie. Certo, anche perché è un'afflizione, diciamo così, trasversale per tantissime persone, ma poi in realtà riuniamo sotto lo stesso cappello molte entità completamente diverse. Esattamente, le macchie della pelle, la pigmentazione, questo e quello, ma in realtà hanno poi cause e quindi cura molto distinte. Assolutamente differente. Innanzitutto è sempre giusto essere un pochino, diciamo, più tecnici e stabilire sempre che qualunque pigmentazione che avviene sulla pelle, soprattutto delle macchie in senso stretto, deve essere valutata dal punto di vista clinico, dal punto di vista dermoscopico, questo perché ci sono anche lesioni melanocitarie, quindi diciamo che possono avere un potenziale differente, che a volte sono molto simili alle cosiddette macchie invece più estetiche. Esattamente. Quindi, prima di tutto, sappiamo di cosa stiamo parlando. Esatto. Una volta che sappiamo di essere nel cappello, per esempio, delle macchie solari, ecco, andiamo a fare tutto un discorso di prevenzione e di trattamento, che è di natura cosmetica, ma comunque non meno importante, anche perché sappiamo come poi impatta sull'immagine che abbiamo del nostro viso e del nostro corpo. Esattamente. Questo tipo di situazione. Ora, queste discromie quindi hanno appunto fonti distinte e sì, si formano proprio per... In maniera differente. Se parliamo di macchie solari, che non sono le macchie dell'età. Perché lo stavo per chiedere. Esatto, è un aggravante, ma le suore non hanno macchie solari. Vero. Perché non prendono il sole. Ma tutt'altro. Quindi, sicuramente in questo caso un comportamento adeguato ci aiuta. Certo. Avere un'esposizione solare selvaggia fin dall'adolescenza giustamente ha maggior rischio rispetto a una persona che invece ha attuato tutta quella serie di manovre preventive. Certo. Che ci consente di avere una carnagione un pochino più omogenea. Certo. Cioè, poi sappiamo che l'esposizione selvaggia porta con sé rischi ben più gravi delle sole macchie, certo, quindi comunque cosa da evitare in assoluto, per ogni motivo. In assoluto, ma tanto poi la persona media si preoccupa solo di questo, quindi va bene. Ben venga, insomma, ben incentivare fatto. Il comportamento tramite l'interesse estetico, fa tutto brodo. E le macchie quindi dell'età sono un'altra cosa? Dunque, o no, non esistono? Non esistono, ecco, nel fatto. Senso che sono la conseguenza di un accumulo di danno attinico, cioè di danno legato al sole. Che questo avvenga ovviamente maggiormente nell'accumulo di tanti anni è più verosimile. Ok. Ciò non implica che sia inevitabilmente connesso ad un fenomeno di aumento dell'età. Certo. Si può tranquillamente evitare. Nel momento in cui si sono andate a formare, perché si sono formate? Perché esatto, c'è un aumento della produzione di melanina ed un ispessimento localizzato dell'epidermide. Mm. Quindi nulla a che vedere per esempio con i nei, che sono di completa natura differente. Esatto, ma sono confondibili i nei con macchie di qualche tipo? Sì. Sì, nel senso che poi un occhio esperto è molto semplice la differenza, però per questo ribadisco che è importante studiarle, perché purtroppo ci sono anche tumori cutanei che sembrano macchie solari, certo. Quindi appoggiare un dermatoscopio, quello strumento con cui poi valutiamo le lesioni pigmentate, sempre prima di fare un trattamento, purtroppo non sempre è il dermatologo che si occupa di questo aspetto cosmetico. Chiaro. Però è importante invece saper prima molto bene di cosa stiamo parlando. Quando sappiamo di essere in presenza, per esempio, di una macchia solare, abbiamo tutta una serie di manovre che possiamo mettere in atto. Certo. Sicuramente non lo stresseremo mai abbastanza, ma quello che facciamo tutti i giorni ha un peso. Quindi al di là di cambiare le abitudini che abbiamo di esposizione al sole, altrimenti è destinato a ripresentarsi sempre questo problema. Certo. In più abbiamo sicuramente una serie di attivi anche domiciliari che vanno prescritti sulla base del problema. Vediamo che la macchia solare richiede magari più l'uso di cheratolitici, quindi sostanze come l'acido glicolico, l'acido retinoico, sostanze che sono in grado anche di assottigliare quell'ispessimento localizzato dell'epidermide
e ci consente poi di andarlo ad aggredire con un trattamento che può essere professionale e strumentale. Certo. Quindi sicuramente una crema non è sufficiente a levare la maggior parte ovviamente delle macchie solari, ma una volta che la pelle è trattata adeguatamente è molto più semplice andare ad ottenere un buon risultato con una terapia. La terapia che possiamo fare in sede professionale sono i trattamenti di esfoliazione chimica, quindi peeling chimici che determinano un ricambio dell'epidermide, certo, che alla lunga quindi portano a una riduzione di questo tipo di certo. E c'è anche la laser terapia che è molto richiesta, molto accattivante. La famosa simil bacchetta magica. Esatto, che funziona molto bene quando è inserita in questo contesto, perché altrimenti è molto probabile che il paziente che si presenta senza aver mai fatto un trattamento, senza una prevenzione, arriva, si fa il laser e se ne va, dopo 2 settimane probabilmente riavrà lo stesso problema. Quindi avere un percorso in mente di questo tipo sicuramente paga di più nel lungo termine. Certo, sicuro è che le macchie che ci vengono soprattutto sul viso capiamo che comunque non vanno trascurate. Bisogna prima capire che cosa sono, sì, e poi uno eventualmente se le tiene o le sceglie. Esattamente. Di non. Sicuramente una cosa un po' diversa che invece determina molta sofferenza in realtà da chi ne ha sono invece le pigmentazioni, le discromie un pochino più ampie del viso. Per esempio, quello che chiamano le voglie. Non tanto, più che altro quello che si definisce melasma. Okay. Quindi la macchia della fronte, del labbro superiore, che è tipico di solito della donna in età fertile, che è spesso associata ai contraccettivi, oppure anche semplicemente a quella fascia d'età, che ha un'attività ormonale di un certo tipo. Lì invece il trattamento è molto più interessante, perché invece prescinde da una serie di trattamenti fisici che sono la cosa meno importante, e invece lì il trattamento domiciliare e con acidi è estremamente più raccomandato, anche perché le pelli che macchiano sono anche pelli molto sensibili stranamente poi all'utilizzo di determinati macchinari, nel senso una pelle con un determinato fototipo più scuro ha più facilità a macchiarsi, come ha più facilità a macchiarsi ha più facilità a risentire di un'eccessiva aggressività da parte di uno strumento, da parte di un macchinario, e quindi a sua volta può avere esiti peggiori. Quindi è molto importante che sia trattata adeguatamente, perché certo, quello che funziona sulla carnagione di una persona insomma più chiara potrebbe invece lasciare degli esiti peggiori di quelli iniziali su una carnagione più scura. Questo è un aspetto assolutamente da sapere e da non sottovalutare. Domanda che sicuramente è passata in testa anche a qualche ascoltatrice. È vero per esempio che ci sono prodotti che macchiano la pelle? Il mito del profumo che macchia la pelle, la birra macchia la pelle, sono cose vere? Sì, non tanto il profumo quanto soprattutto alcuni derivati, per esempio l'olio di bergamotto rimane storico come agente che si utilizzava per abbronzarsi. Sì. In realtà sono disponibili, addirittura si ritrovano delle fotografie estremamente pittoresche di immagini della goccia dell'olio pigmentata sulla schiena di una persona che si è esposta al sole. Per quanto? Ci sono alcune sostanze che determinano un'importante fotosensibilizzazione, quindi sicuramente quando sentiamo naturale ci sembra sempre innocuo. In realtà spesso gli estratti di piante, questo tipo di oli essenziali, quando ci esponiamo al sole possono determinare una pigmentazione anche molto importante, spesso transitoria, però che non è il visibile profumo che macchia la pelle, bensì l'esposizione al sole. Con certo, quel conseguente prodotto ad un determinato attivo. Sicuramente una persona che ha tendenza alla pigmentazione della pelle è bene che utilizzi solo solari, per esempio d'estate, non creme molto profumate, prodotti esteri per dispensare ad esporre più, esatto, più meno. Così facendo certo, non ci certo sbagliamo. Certo, molto, molto chiaro. Allora, qualche consiglio con cui lasciamo i nostri ascoltatori che già hanno 1000 punti di domanda, perché poi tutto questo mondo sembra appunto la quotidianità, le cose semplici. Invece facciamo un sacco di errori senza saperlo, indotti anche da questi scaffali di questi posti, esatto, in cui hai una tale quantità di prodotti per cui non te lo chiedi. No, a volte pensando di far bene abbiamo un grosso dispendio anche di energie e di risorse facendo cose magari non tanto dannose quanto inutili. Esattamente, quindi buona abitudine è proprio quella di avere un dermatologo per amico. Sicuramente sì. Beh, fare niente. E allora, vollono.dermatologa@gmail.com in modo da avere questa dermatologa che ci aiuta, esatto, a tutte le età, per tutti i consigli, tutte le problematiche o semplicemente dubbi, perché ecco, abbiamo scoperto oggi che la macchia sulla faccia non è una cosa che deve passare inosservato. Certo.
certo. Quindi importantissimo. Ci vediamo alla prossima puntata. Cercateci ancora su Medicina Regione Lazio con la dottoressa Volano. Tanti interventi molto, molto interessanti. Un saluto.